138. Maria Stella di Iaddico. Stella del mare, perché ti invochiamo Maria Stella del mare? Qui a Brindisi stiamo sul mare e brilli su di esso per indicarci il cielo. Siamo tutti naviganti su un altro mare, è il mare del mondo e tu sai com'è agitato. Sì, la nostra vita è sempre agitata. Veniamo sballottati dalle sue tempeste che minacciano continuamente di travolgerci e farci annegare. Giriamo e rigiriamo in balia delle onde impetuose, a volte improvvise, a volte causate da noi stessi, dalle nostre imprudenze. Giriamo e rigiriamo perdendo la bussola. Non sappiamo dove andare, non sappiamo che direzione prendere per arrivare al porto. Ci avventuriamo incoscienti, presuntuosi, temerari. Poi ci ricordiamo che c'è una stella sopra di noi. Sei tu, o Maria. Una stella che può indicarci la direzione giusta, la guida per giungere finalmente alla meta. Tu stai lì, sopra di noi. Stai sempre davanti a noi. Anche se nuvole nere vorrebbero nasconderti, sei capace di diradarle per brillare ugualmente nella nostra vita. Sei la stella del mare, del nostro mare agitato. Guardando te riacquistiamo la calma, la sicurezza, il coraggio di andare avanti. O genici, di saperti scoprire, di saperti guardare, di saperti invocare, stella del mare. Stella d'Oriente, perché ti invochiamo stella d'Oriente? Ci troviamo dove comincia l'Oriente qui a Brindisi. Ma tu sei la stella d'Oriente perché ci indichi il vero Oriente, il punto dove sorge il sole. Guardando te siamo spinti a guardare più avanti, a guardare quel tenue e diffuso bagliore che presto si cambierà in sole splendente. Il nostro sole è Gesù. Tu ci indichi Gesù. Tu sei la stella del nostro buio cielo, la stella d'Oriente tra le tenebre della nostra vita, che apre il cuore alla speranza della luce. Stella che precede, stella che guida, stella che riflette la luce del sole. Non abbagli, risplendi tremolante, discreta, silenziosa ad oriente. Aspetti per noi e con noi il sole che nasce, il sole che saprà illuminarci, che vorrà riscaldarci. Guardando te ammiriamo la tua bellezza, risplendiamo anche noi della sua luce, ci immergiamo nel suo calore. O Maria, resta sempre davanti a noi, per indicarci dove dobbiamo guardare, dove dobbiamo andare per essere investiti da questo astro celeste che è vita per noi, o stella d'Oriente. Stella del mattino, perché ti invochiamo Maria Stella del mattino? Sei l'ultima stella a scomparire una volta celeste. Tu non scompari mai, anche se non sei tu la luce. Anche tu prendi luce da un astro, anche tu risplendi di luce non tua. Il tuo splendore ci affascina senza abbagliarci. Vogliamo vederti, vogliamo ammirarti sempre. Le ombre della notte offuscano la nostra vita, vogliono nasconderci la verità, vogliono farci smarrire la via della vita, affogandoci nelle tenebre fitte del male. Tu, stella del mattino, ci indichi la fine della notte. Tu apri il cuore alla speranza del mattino, ci dici che la notte è passata. Con te respiriamo la brezza mattutina, la tua presenza è coraggio, sconfigge la paura, spinge a guardare la luce che già indora le cime dei monti che dovremo salire. Avvolta di luce non sparisci, resti invisibile, spingendo più avanti lo sguardo. Noi continuando a fissarti, spaziamo verso l'infinito dove tu vuoi condurci. Dio è la meta, Dio è il fine ultimo. La sua contemplazione è solo un mattino su questa terra, un bel mattino indicato da te. Il giorno verrà, la pienezza del giorno che tu già vivi sarà anche per noi, se sapremo gustare il suo splendore e nascosto, il tuo splendore nascosto in te, stella del mattino.